Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è morto a Los Angeles a 74 anni Leon Vitali, l'attore braccio destro di Kubrick. Un documentario del 2017, Filmworker, ha gettato luce sul ruolo avuto da Vitali nel lavoro del regista. Leon fece da stretto collaboratore a Kubrick in film come The Shining e ASV The Shoot, selezionando il cast, lavorando con gli attori e sovraintendendo ai restauri delle pellicole dopo la morte del regista. Il loro era un rapporto strettissimo. La carriera di Vitali. Attore: Vitali ha debuttato nel film italiano Superbeat, con la regia del direttore della cinematografia di Sergio Leone, Massimo Dallamano, e poi nel film per la TV Catholics con Martin Sheen e Michael Gambon. Con Kubrick ha cominciato a lavorare nel 1974 nella parte di Lord Bullingdon, il genero del personaggio interpretato da Ryan O'Neal che aveva dato il nome al film. Leon rimane ammaliato dalla personalità e dal modo di lavorare del regista al punto di decidere di abbandonare il mestiere di attore per fargli da assistente nei successivi due decenni. Cruciale è il suo impegno in The Shining. È stato lui a scegliere il bambino di 4 anni Danny Lloyd per il ruolo di Danny Torrance, il figlio con poteri paranormali di Jack Nicholson e Shelley Duvall, e Louise e Lisa Burns come le inquietanti gemelle Grady, citando Diane Arbus come fonte di ispirazione. Dopo quel classico dell'orrore, Kubrick e Vitali hanno lavorato assieme in Full Metal Jacket e in ASV The Shoot del 1999, l'ultimo film del regista, in cui Leone era tornato a recitare nella parte di Rev Cluack, il leader della misteriosa setta in cui si infiltra Tom Cruise. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione. Never, 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 never